L'umanità si divide in due grandi categorie, i savi e i matti. Trascuriamo pure la prima, perché coloro che ad essa appartengono costituiscono un'entità decisamente trascurabile e vanno comunque via via scomparendo. E parliamo piuttosto della seconda, quella degli svitati. Eppure ritardo, Questa categoria, a parte alcuni esemplari che la fantasia popolare ha definito matti col botto, è composta soprattutto di individui soggetti alla più interessante delle tare fisiologiche, la mania. Ed ecco a voi i maniaci. Ma siate sinceri, non vi riconoscete. Lei, signore, che possiede una fuoriserie, non ha mai fatto così? Ma devo romper collo, Devo romper collo! E chi te ferma? Avanti! E lei, signore, che aspira alla fuoriserie, non ha mai fatto così? E lei, signora, parlando con la sua più cara amica, non ha mai detto... Beh, senti, non è detto che se una è frigida con uno è frigida con tutti. A me, per esempio, i biondi non mi smuovono niente. E lei, signore, che non disdegna le cose belle, non è anche lei un maniaco? E voi, signori, che vi vantate di non amare la patria, avete mai urlato... Avanti, cavallo! E voi, dalla memoria labile, avete mai detto... Penduce! Ma non formalizzatevi, i maniaci non sono quelli che avete visto. Ce ne sono molti altri e fra i tanti ci siamo pure noi, che vi stiamo presentando un film che non ha bisogno di presentazioni, perché in fondo siamo tutti dei maniaci. Noi, voi e loro. Cioè, Walter Chiari, Enrico Maria Salerno, Barbara Steele, Raimondo Vianello, Gaia Germani, Umberto Dorsi, Sandra Mondaini, Franco Fabrizi, Haroldo Thieri, Ingrid Schöller, Lisa Gastoni, Margaret Lee, Franchi e Ingrassia, Vittorio Caprioli e Franca Valeri. E quello è il frutto di quel mio famoso romanzo che travolse critica e pubblico, La Fedra 60. Ti ricordi dove c'è la scena famosa del marito che entra, sorprende la moglie a letto con il figlio e prorompe in quell'accorato grido che è un pilastro della letteratura contemporanea. Va, va! A mia Maria sei tu, amore. Pollo alla diavola. No, noi lo chiamiamo alla San Francesco. Non vi piace? Oh, via padre, l'è squisito. Guardi un odorino. E la mia Maria sei tu.